It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Bosio, va lob, tocca Bruni, Amoni, va, finisce qui con la tripla di Amoni sulla sirena. Ravinna ha oramai vinto la Coppa Italia, Rambaldi mette ancora un tiro, ma serve solamente alla cronaca e la gara termina qui. Ravenna, l'Acma Ravenna batte la Royal Legnano 85-65, vince la Coppa Italia di DN. Forever pays, now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about... Sul blocco di Fattori, ruba palla a Rivali e finisce qua la partita. Si va a gara 3. Si va. C'è una coreografia da brividi al Palacosta, un telone che copre tutta la tribuna, scene veramente che si fa fatica a commentare per chi come noi ha seguito da tanti anni il basket ravennate. Non mai avremmo immaginato probabilmente di vedere una coreografia del genere. Io, Marco, sono senza parole, ti giuro, ho veramente la pelle d'oca. Dai, il cronometro sta ancora scorrendo, mancano 6 teorici secondi che nessuno naturalmente giocherà mai più. Giorgio Bottaro al centro del campo a salutare, ad indicare tutto il pubblico, a sottolineare come la vittoria sia corale della città, dell'ambiente, del pubblico che si è mano a mano aggregato sulle scalinate del Palacosta. È un grande progetto sportivo che trova il suo compimento nella grande giornata di oggi. E ci si prende tutto il tempo a disposizione, va col secondo libero. Sbagliato, rimbalzo di Singletary. 5 secondi, 4 secondi, Singletary, 3 secondi, dovrà forzare. C'è il contatto. C'è la tripla di Singletary sulla sirena! Vince Ravenna! Vince Ravenna! Vince Ravenna! 77-76, un finale incredibile! Sabatini, fino in fondo il canestro, 3 secondi e 6, Marino, 2, 1, cerca la preghiera, non va, non va, ha vinto Ravenna, 72-71, una grande partita tra due grandi squadre, Ravenna è seconda solitaria, a 2 soli punti da Treviso, che per... Hey!
corre sulla linea di fondo, ma la Ventura riceve. Smith in post basso contro Soroka, cerca l'avvicinamento, passo all'incrocio di Smith che va a depositare di mano sinistra, canestro di pregevole fattura sul cambio difensivo di Treviglio. Già dall'altra parte Treviglio vuole dare palla dentro a Rossi, passaggio però fuori misura, recuperato da Smith. Ravenna prova a distendersi, smorto in transizione, fuori per Malaventura da tre punti, il ritmo, il tiro va a bersaglio. Grande inizio di Ravenna, Chillo per alleggerire la pressione. Marino va a superare la metà campo, arriva il pick and roll con Emanuele Rossi. Marino attacca il cuore dell'area, scarica nell'angolo per Isling, poi c'è il jump dalla media di Chillo, sbagliato, rimbalzo d'attacco Rossi, poi c'è contatto, non c'è il fallo con Tello. Ancora Marino, ribaltellato per Tambone, in post basso di Isling contro Masciadri. Scarico per Sorokas che va a cercarsi, a prendersi la stoppata di Taylor Smith. La pressione di Smorto ed è un duello molto interessante questo, perché di fatto Smorto è il giocatore che ha sostituito Tambone nel roster giallorosso. Finta il consegnato Chillo, poi va a prendersi la gran stoppata di Taylor Smith. Palla recuperata da Deloach che serve subito Malaventura dall'altra parte. Raschi cerca l'avvicinamento, scarico dentro l'area per Smith con la bimane sulla grande palla di Andrea Raschi. Smith con la stoppata e la schiacciata prova a dare sover che manda al bar Malaventura, ma tripla che non va a bersaglio, rimbalzo di Deloach che è un ottimo rimbalzista, si accoppia subito con lui Savoldelli. Deloach allora attacca sul blocco di Smith, bella combinazione USA tra Deloach e Smith. Altro trattamento di lato per Deloach, posizione profonda di Smith che non viene servita, allora propone un pick and roll per l'altro americano. Deloach con la moto alza per Smith. Altro bellissimo gioco a due tra i due americani di Ravenna che lo beffa, rimbalzo, la palla è catturata da Soroka. Se Treviglio adesso attacca con la palla per il potenziale sorpasso, ma Smith legge perfettamente il passaggio. Esce Raschi e riceve, blocca per Deloach, ribaltellato per Raschi, post basso di Smith contro Rossi, fronteggia, lo attacca, va a posare due punti di potenza fisica. Taylor Smith cambia con lo stesso Raschi. Rivali attacca a Tambone, fuori per Taylor Smith che cerca l'avvicinamento, c'è il canestro, c'è il fallo di Emanuele Rossi della casa. Segna Smith, da vedere un manuale di tecnica, pick and roll, Tambone Rossi, questa volta Tambone chiede troppe emorragie, non può subire canestro in questa azione. Marino si butta dentro, va a subire la stoppata di Taylor Smith, poi con presenza la palla carambola nelle mani di Deloach. Deloach a tutta velocità va a segnare, rinuncia al timeout Martino. Abbastanza bruttina. Marino, post basso di Rossi contro Smith, lo aggira e va a subire la stoppata. Deloach qui del campo aperto, corre, riceve Malaventura. Smith vorrebbe la palla in post basso contro Rossi, lo attacca, semigancio sinistro di Taylor Smith che va a canestro. Se fossi uno scommettitore scommetterei sulla tripla di Tommaso Marino. Esce Kinsling, attacca sul blocco di Rossi, si va da Marino che attacca il recupero di Rivali, resta il tiro, lo cancella Smith, poi recupera perfezionato da Deloach che scatta in campo aperto. C'è il contatto con Tambone, ci saranno i due tiri liberi. Esce Tambone, riceve, va per le terre Deloach, scarico per Sorokas, ancora Taylor Smith con la stoppata. Deloach è già dall'altra parte, va a volare, a depositare il canestro al più 7, poi Taylor Smith va sotto la curva. Due giocate difensive di Taylor. Take your picture.
secondi. Fondamentale mettere il secondo. E poi la palla che scotta sarà per Ravenna. Vediamo un po'. Vediamo se c'è il rischio supplementare. Lo capiremo da questo libero. Va Patrizio Prato. Imola a più uno, 6 secondi. Di Luce scappa via, attenzione, il pallone è servito nelle mani di Casini, il buon tiro di Casini. Attenzione, 8 decimi, Prato. Errore. Vince Ravenna sul tiro di Casini. L'uomo. Watch him as he goes. I tre piccoli, mentre la squadra avversaria gioca con giocatori un po' più fisicati, anche se poi Masciadri e Malaventura sono tutti e due giocatori che giocano lontano da canestro e tirano bene da tre punti. La chiave sarà sicuramente tenere il giocatore che ha segnato adesso, Smith, che è... Chiaramente Legnano deve provare a correre perché a ritmi imbruttiti e bassi è molto più brava Ravenna, che qui schiaccia ancora con Smith il 4-0, due canestre al ferro. Nelle corde dell'attacco legnanese non sarebbe stato nulla di inventato, di forzato. Qua invece è troppo facile questa penetrazione di Deloce e Smith là sotto fa ancora da prepotente, da padrone. Aveva metri di spazio e sbagliato. Rimbalzo senza difficoltà per Ravenna, si butta dentro Deloce, non arrivano chiusure. Rimessa laterale battuta da Raschi, ora per Deloce che prova ad andare fino al ferro, qui salta completamente la difesa, due secondi. Da giovanili a seguire Frassinetti sopra a quel blocco piazzato sul gomito, non so se è a posto fisicamente, vediamo che ha delle fuori e... Vediamo se Smith cambia qualcosa nell'attacco. Rientrato anche Masciadri e fa sicuramente più paura fuori dai tre punti. Apre bene l'area Ravenna e poi quando si apre si fanno gli aiuti, si lascia libero sotto qualcuno e a Smith non devi lasciare quello spazio. Adesso una palla persa e prendiamo noi un parziale di 4-0 dal timeout e costringe Ferrari a un suo proprio timeout per fermare il gioco. Navarini, tiro corto sul primo ferro, Smith è lì a rimbalzo, Deloce è già di là, prova a correre anche Malaventura che riceve, attacca poi il rientro di Packer, riapertura per Casini, ora Masciadri, circolazione perimetrale, si va da Smith dentro l'area, bel movimento, molto compatto, ai limiti dell'infrazione di passi, davvero grande movimento dentro l'area. Minuti e mezzo di primo tempo, Deloce, c'è Palermo in marcatura su di lui. Altro pick and roll giocato con Smith, prova a buttarsi dentro Deloce, riapertura per Masciadri, tiro da tre, piazzato, senza ritmo, ma preso con grande confidenza. Allora rientra al di sotto della doppia cifra di svantaggio Ravenna, 44-36, Maiocco, palla in post basso per Raivio, che vuole attaccare Casini, stoppata di Casini, qui iniziativa prevedibile da parte di Raivio. E dai timeout Ravenna è sempre uscita alla grande. Palla ora per Deloce, pick and roll centrale con Smith, si butta dentro Deloce, buona chiusura di Packer, ma Deloce qui voleva fare canestro ed è meno 6. Ma è chiaro che non deve essere un alibi per Raivio, come non deve esserlo per nessuno di Ravenna. Deloce, tripla centrale a bersaglio, 8-0 di parziale, non scherzo. Così. Adesso vediamo chi ha più gambe, guardando semplicemente i minutaggi, Legnano ha ruotato meglio i propri giocatori, ha avuto più giocatori. Attacco da Globetrotter con la palla che non sta mai ferma, che esce sempre dalle dita molto rapidamente. Qui Deloce che cerca il suo compagno e Smith porta via tutto quello che trova ad altezza siderale. Bravissimo a rollare. Prima alla fine è un plus minus di un punto solo, perché poi alla fine ti porta a casa rimbalzi, non forza quando capisce che non è la sua giornata. E con rebus per le altre squadre, perché se il lungo fa un mezzo aiuto sul taglio di Raivio, Packer è libero e quel tiro ce l'ha. Se non lo fa Raivio, fa canestro come ha fatto prima, e qua c'è Masciadri che però sta tenendo in piedi la sua squadra, perché ogni volta che ha un briciolo di spazio lascia andare la tripla.
Eh sì, ma Shadri davvero incredibile quest'oggi, percentuali altissime, soprattutto ad ogni canestro di Packer ne risponde uno di Masciadri. Allora riapertura di Frassinetti direttamente per Casini, a tutto campo va Deloc, vuole subito time out, viene in attacco con Smith che consegna praticamente a Deloc. Deloc vuole attaccare Martini, gli prende il tiro sulla faccia, da tre punti, allora perfetta parità, 59 pari. Le buone percentuali di Ravenna da tre punti nel secondo tempo, nel terzo quarto, sono sicuramente la causa di questo recupero ravennate. Masciadri poi ha messo i canestri importanti in tutte le volte che c'è stato un tentativo di allungo di Legnano, e la partita adesso è qua. Buon tiro di Martini, creato bene, bene da Navarini, occhio però a non beccare contropiede come spesso succede quando si tira dall'angolo e non si è pronti, ma l'avventura rinuncia e si va di nuovo da Deloc che sta giocando tutti i palloni di questa, di questo attacco, e lo sta facendo particolarmente bene. Sono sicuramente istanti importanti per consolidare il margine. Pick and roll centrale tra Malaventura e Cicognani, palleggio, resta tiro di Malaventura. Adesso Ravenna in gas, fa più 5. Ravenna in gas, Legnano che non riesce ad andare da Frassinetti, bravo Malaventura, e poi come spesso capita quando un attaccante non tocca il pallone, difende con poca voglia, e di là difesa molto pigra, mentre Malaventura adesso sta cominciando a difendere su Frassinetti in maniera seria. Qua forse un contatto che poteva essere fallo, bravo Frassinetti a mandare al bar e a dare un regalare un tiro dall'angolo a Martini, ma due buone soluzioni di Martini, ma poi la palla deve anche entrare e in questo momento non lo sta facendo, mentre Ravenna sta vedendo il canestro più grande di quello di Legnano. Malaventura dalla medesima mattonella di prima, che è poi la sua preferita, fa lo spogliatoio, però l'ha messo, è sinonimo di quella cattiveria mentale di cui parlavamo prima. Vediamo se adesso riusciamo anche a fermare l'attacco di Ravenna. No, perché Malaventura trova un tiro, però la partita è ancora qua e adesso siamo in mano ai ragazzi Martini e Navarini davanti, e soprattutto a Frassinetti che deve assolutamente prendere iniziativa. Ma Deloc tenta da giocare la volata finale, mette decisamente avanti l'ora sì di 8 lunghezze. Deloc per Masciadri. Malaventura col palleggio aperto, scarico per Deloc, 3 secondi per tirare, lo fa allo scadere dei 24, a bersaglio anche qui. Ravenna da sotto, mentre Ravenna decide di camminare, di allungare i tempi, lo può fare perché sia Malaventura che Deloc sanno dettare i ritmi della partita, e qua regala Malaventura un ottimo tiro da tre punti di Casini. Finale di tutti i giochi rotti delle ultime azioni, ora si torna da Malaventura che vuole attaccare Packer, palleggia resta tiro di Malaventura. Eccellente canestro dai 5 metri nel terzo e quarto periodo. Ora Malaventura ad attaccare ancora Packer, palleggio, arresto e tiro, altro bersaglio di Malaventura, immarcabile, incredibile. Onesti circa 3 secondi, Malaventura vuole gestire fino allo scadere del possesso offensivo, arriva il raddoppio di Raivio, rotazione in ritardo da parte di Frassinetti, ma palla quasi persa che carambola nelle mani di Deloc, improbabile canestro mandato a bersaglio. Roll con Casini che tiene sul lato Monaldi, poi gli stoppa anche la tripla.
Vediamo questa scelta difensiva di Ravenna se sarà stata un chiaso. Poi De Loz 5 secondi, non è successo niente. De Loz dovrà attaccare. Alza per Taylor Smith. E sull'aiuto di Armwood che si è trovato due. Premia Abbott. Abbott va per Armwood. Poi la palla è recuperata da Raschi. Casini già dall'altra parte della vena, ma l'avventura in transizione serve sotto canestro Taylor Smith. Un 3 contro 1 di Ravenna. Esce Casini e riceve, così è zona per Chieti. Raschi, taglio di Masciadri che non riceve, riceve Cicognani nell'angolo. Raschi da tre punti, a spazio, c'è la bomba di Andrea Raschi. Punto, ribaltilato per Masciadri, consegnato per Casini. Ultimi 7 secondi, non è successo niente, Casini dovrà forzare il resto e tiro dalla media. 29-16, Casini per Malaventura. Masciadri si apre per il pick and pop, poi attacca il cuore dell'area. Va di mano sinistra a depositare un canestro di pregevole fattura. Occi in palleggio sulla pressione di piazza. Non succede niente nell'attacco giallorosso. De Loz palleggia per 12 secondi a metà campo. Poi inizia il gioco con un blocco di Taylor Smith. De Loz inzingarato fuori per Smorto da 3 punti dall'angolo. Bomba di Smorto. Vediamo se potrà essere. Fuori per Raschi. Masciadri. Masciadri attacca Allegretti, c'è il contatto, non c'è il fallo, c'è il bel canestro di Stefano Masciadri che appoggia. Arriva Taylor Smith per proprio il pick and roll, ci va invece da Masciadri in punta. Bel backdoor di De Loz che va a segnare sull'assist di Stefano Masciadri. Porta rimbalzo, vola Masciadri e serve subito De Loz. De Loz in transizione, alza la liu per Taylor Smith che con un po' di fortuna riesce a deviare al volo lo stesso nonostante l'interferenza di Armwood. Palla dentro l'area per Masciadri, c'è il contatto di Armwood, c'è la deviazione nelle mani di Casini. Smith sullo scadere di 24 va a segnare con il fallo di Isaac. De Loz in transizione non vuole forzare, decide di giocare, scelta saggia di De Loz che attacca sul blocco di Taylor Smith. Fuori per Raschi, poi palla dentro per Taylor Smith che vuole attaccare Armwood. Semigaccio mancino di Taylor Smith, 10-0 di parziale. Adesso Ravenna è a meno 9, 34-43. Decimo punto di Taylor Smith. Abbott prova a fermare un incendio da tre punti, sbaglia, in realtà scatena il campo aperto di De Loz che va a inchiodare il canestro del meno 7. Doppia cifra anche per De Loz, 12-0 di parziale per aprire il terzo quarto. 43 Chieti, 36 Ravenna, 5-52 al termine del terzo periodo. Meno 7 Ravenna. Monaldi attacca sul blocco di Armwood, poi serve Allegretti che non controlla, recupera perfezionato da De Loz, campo aperto di Masciadri che schiaccia sulla testa di Sergio. E adesso il palo di Andrea Napolza, partita rivoltata completamente dal parziale di Ravenna. 14-0 per aprire il terzo quarto, mentre Galliman. Raschi vuole il pick and roll di Smith, chiude il palleggio, affida palla al suo lungo, 5 secondi, Smith cerca l'avvicinamento, fuori per Raschi sullo scadere di 24, da 3 punti è importante, c'è la bomba di Raschi, attende il blocco di Smith, poi cerca un passaggio fuori misura, recuperato da Abbott, in transizione Abbott cerca di attaccare De Loz, va per la terra, arriva Casini come un fulmine di guerra a rubare, lancia il campo aperto di Smith, meno 1. De Loz va da Casini, Masciadri, ancora Casini, brutta circolazione in questo attacco per Ravenna, ultimi 5 secondi, Smith per Casini che va a segnare appoggiando al vetro, premia il taglio dell'argentino. Quarto punto di Marcos Casini, meno 2 Ravenna, 47-45, 3-15 al termine del terzo quarto. Piazza contro Casini, va da Monaldi che attacca Masciadri, scarica nell'angolo per Allegretti da 3 punti, tira e sbaglia, rimbalzo solo maglie bianche, la palla è presa di Masciadri che affida subito a De Loz. De Loz in transizione si butta dentro, poi fuori per Masciadri in transizione libero da 3 punti, Stefano Masciadri, il sorpasso Ravenna, 48-47, partita pazzesca De André. Deve essere brava a non forzare, ha compiuto un grande sforzo per rientrare, adesso deve gestire. De Loz da 3 punti non ci pensa, su altro canestro dai 6-75 di Ravenna con Michael De Loz. 14 difesa a zona di Chieti, De Loz su di lui, Monaldi, Masciadri, Casini da 3 punti deve prenderlo, bomba
del Gaucho. Gesù Harwood piazza, estende il pick and roll sul cambio difensivo. Allegretti attacca, ma viene scippato da Taylor Smith. E adesso siamo all'avventura a gestire il possesso del pallone. Tra le diagonali di Deloach che non riceve. Non riceve nessuno, riceve Taylor Smith che restituisce subito a Malaventura, ultimi 10 secondi. Pick and roll, Malaventura Smith. Gran palla di Malaventura che manda a schiacciare Taylor Smith. Lettura Piro. 58-57, Rask in post alto, dentro per Taylor Smith che pasticcia, poi recupera la maniglia. Affida palla a Malaventura che prende l'arresto e tiro dalla media. Altra zampata di Matteo Malaventura. In ritardo Casini va da Deloach. Ultimi 5 secondi, Deloach dovrà forzare. Dietro la schiena, magia. C'è il contatto vicinissimo al gioco da 3 punti. Deloach che in un secondo di ritardo si era aperto con i tempi giusti per il pick and pop. Posso di Allegretti contro Raschi, cerca l'avvicinamento. Falla in attacco di Allegretti sulla buona difesa di Raschi. Deloach anticipato da Abbott, riceve solo in questo momento. Deloach lo punta, serie di esitazioni, si butta dentro, Abbott non difende, Deloach ringrazia e va a appoggiare 2 punti. Monaldi attacca subito sul blocco di Harwood, si butta dentro a Monaldi e va a subire la stoppata in stereofonia di Deloach e di Smith. L'ultimo tocco è di Monaldi perché la palla lì è carambolata. Deloach per Casini, raddoppiato, non riesce neanche a far fallo Chieti. Finisce così, Ravenna vince al palo di André. Una partita pazzesca, rimontando dal meno 19 dell'intervallo. 6-8, 6-4 al finale per loro. Deloach ancora sotto per Masciadri, scarica per Rivali, fuori per Malaventura e Gentino e riprende Rivali per Matera, per Ravenna, finisce dalla media distanza, 4 punti per ora finora per lui. Ravenna Lynn Smith, Hamilton, schiacciata per Lynn Smith, i Rivali. Masciadri, virata, arresto di tiro, 2 punti per Smith, Casini, Raschi, riceve Smith tenuto da Corral, è facile per il giocatore, più 11 a 8 minuti e 30 dalla fine, dal riposo lungo. In giornata di grazia ai tiratori del Matera questa sera. Bella giocata di Deloach che serve Smith. Guarino. Sbaglia il passaggio Guarino e Deloach poggia la palla a canestro. Altri 2 punti fuori per Raschi. Raschi per Malaventura, Cantagalli, Hamilton, perde palla Hamilton da parte di Casini, Raschi sotto per Rivali che poggia la palla a canestro,
grande disatto fuori per Malaventura di accorciare ulteriormente le distanze per il Ravenna, che si può Smith, Rivali, Braschi penetra, Pedre scarico su Masciadri che piazza una bomba, ecco, riceve arresto e tiro Okoye, sbaglia, recupera De Loch, finta, doppia finta, elude la stoppata di Hamilton nel canestro. Bauer Matera 46, ora si Ravenna 42, ancora il giocatore Fiori, 14 secondi all'attacco di Ravenna. Smith per De Loch, per il numero 11 Raschi, scarica per Masciadri, non impatta Ravenna ma passa in Smith, Raschi, Rivali prende il blocco da Smith, scarica per Masciadri, alza la parabola il numero 11 Raschi, 49 Bauer 48, a metà del terzo quarto di gara. De Loch per Raschi, piedi a terra e realizza, allunga per la prima volta per lui fino a questo momento. Rivali per Raschi, sotto per Smith che poggia la palla a canestro, portarsi sotto a Matera, Malaventura, Raschi, Smith, schiaccia la palla Smith e impatta, no, porta avanti Ravenna perché praticamente col fallo tecnico si era portato a meno uno. E ora Rugolo sbaglia, Malaventura non riesce a De Loch per Raschi, interviene Okoye, Casini per Malaventura, Smith, Raschi, Casini da tre, realizza, brucia la retina il giocatore ravennate. Cantagalli prova un tiro e prendono i rimbalzi di Ravenna, Smith su Zaire, poggia la palla a canestro il Masciadri, Casini, Smith, Masciadri, De Loch, Smith, Malaventura, guarda il canestro, poi penetra Masciadri, De Loch tenuto da Cantagalli, si alza e prova un tap-in, Corral non riesce, riattacca il numero, col numero 2 De Loch per Casini, di nuovo palla a De Loch, che Cantagalli per Corral, sbaglia Corral credendo di aver subito fallo in fase di tiro, breve dialogo fra i due, De Loch che supera Guarino, De Loch, Masciadri, De Loch, gioco di prestigio, si alza e con la mano in faccia Raschi, Smith, Malaventura, De Loch, palleggia De Loch, si alza e quando un giocatore 77 secondi, Bauer Matera 79, Ravenna 72, 8 secondi per terminare l'azione. Rivali. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room
space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Fista, smorto, essendo il pick and roll, nuovamente rivali, smorto, ha copiato a Bryant, lo deve attaccare. Invece si va in post basso a Taylor Smith contro Innocenzo Ferraro, di mano sinistra, pregevole fattura per il canestro di Taylor Smith che pareggia la partita quota 6. Rivali completamente libero, scarica fuori per Malaventura, fase un po' confuso, Malaventura con metri di spazio non può esimersi e va a bersaglio dai 6,75. E Michael Deloach, Malaventura fuori per Masciadri, Rivali, circolazione di palla per Smorto che prende un'altra tripla, altro tiro fuori bersaglio, altro rimbalzo in attacco di Ravenna con Masciadri, e affida palla a Malaventura. Malaventura attacca sul blocco di Smith, poi fuori per Rivali, sfidato al tiro, prende la tripla anche Rivali che va a bersaglio. Quinto punto personale, post basso di Smith contro Bryan, ribaltamento di lato per Deloach. Vediamo se De Loach soffrirà la pressione o se riuscirà a caricarsi. Intanto va fuori da Masciadri che prende la tripla, bomba di Stefano Masciadri, lì devia controllare Raschi, poi la palla viene affidata a Rivali. Ora sì, supera la metà campo col suo capitano, taglio diagonale di De Loach che riceve, va sulla linea di fondo, poi alza la layup per Taylor Smith. Ormai un'azione vista e rivista, i due americani si intendono a meraviglia. Raschi consegnato per Deloach, Deloach prende la tripla, va a bersaglio Michael Deloach, un gran canestro, sesto punto personale di Kyle Weaver. Deloach già dall'altra parte, accelera, va a segnare con il fallo di Innocenzo Ferraro. Esce Rivali, non riceve, ancora Casini, gioca il picchiaro, poi scarica dentro l'area per Taylor Smith. E ha una situazione piuttosto complicata, allora si trova due punti importanti per Tighe, già quota 8, poi Manetti d'esperienza va in campo aperto a schiacciare sulla testa di Innocenzo Ferraro. Che giocata di Sebastiano Manetti. Più due, ora sì, 28-26, Ferraro prova a rispondere ai 9 metri, sbaglia, rimbalzo, Borra sulla testa di Smith, si becca la stoppata, recupero è perfezionato per Deloach, poi dall'altra parte Weaver, poi bel gioco a due tra Borra e Marini che viene però, va a sbagliare sull'opposizione di Smith, dall'altra parte offensivo, Rivali scambia con Manetti. Poi piccherò con Taylor Smith, fuori per Manetti, consegnato per Deloach. Manetti finta e va a schiacciare sulla linea di fondo. Seconda giocata da highlight di Manetti, poi Rivali intercetta il passaggio. Perfezione, recupero Deloach. Deloach guida il campo aperto, scarico per Taylor Smith, si protegge col ferro e va a depositare. Rosetto un po' in confusione. La palla è salvata da Allen nelle mani di Borra, poi ancora Allen. Allen attacca il cuore dell'area, Rivali sta bene con lui. Allen va a sbagliare, Cicognani devia nelle mani di Deloach. Campo aperto di Ravenna, 3 contro 1. Deloach va fino al ferro a segnare un gran canestro, galleggiando in area. Ottavo punto. Ravenna si è trasformata in un problema per allora sì, che va, trova il gran canestro di capitano giallo rosso. Eugenio Rivali poi ha trovato 4 canestri da 3 punti nel primo quarto. È andata a sbagliare 9 conclusioni. Dall'altra parte Moreno batte il suo uomo, trova Malaventura, attacca sul blocco di Smith, arresto e tiro di Malaventura, difficile ma va a bersaglio nonostante l'opposizione di Weaver, tutt'altro che se tanto tempo perso da Ravenna per cominciare il gioco. Corre sulla linea di fondo Malaventura, riceve ultimi 6 secondi, gioca 2 con Smith, fuori per Masciadri che dovrà attaccare Ferraro, 3 secondi allo scadere, Rivali con l'arresto e tiro sullo scadere di 24, sbaglia, rimbalzo l'attacco però solo maglie bianche, Rivali affida palla a Casini, esita, poi prende la tripla, bomba di Marcos Casini, tiro non semplice per Marcos Casini che
dal fondo Casini, si apre Smith per ricevere, affida palla al Gaucho, corre Soliani di fondo, Malaventura riceve, bella palla dentro per Taylor Smith, la solita grande giocata di Matteo Malaventura che manda a schiacciare Smith, poi è catturata da Pierpaolo Marini che supera la metà campo, poi Allen con un backdoor supera Casini, scarico per Weaver, va a subire la stoppata con il recupero di Taylor Smith, poi non per il più 6 Rosetto, ultimi 8 secondi, Deloce 7 secondi, 6 secondi, Deloce dovrà forzare 4 secondi, Deloce 2 secondi, arresto e tiro sullo scadere del quarto, va a bersaglio Deloce, è il canestro del meno 4, 52-48 e vale la doppia cifra con continuità come ha fatto fino a questo momento in trasferta. Marini direttamente alla rimessa, tira e sbaglia, rimbalzo di Deloce che batte Borra, rimbalzo, poi Deloce che la transizione sta avendo Masciadri, che palla di Deloce per Masciadri, poi Rivali con prontezza costringe alla persa Bianchi, il Moreno, giocatore davvero straordinario Eugenio Rivali, si è messo sulla linea di palleggio di Moreno che era girato di spalle, lo ha costretto alla palla persa, Ravenna recupera così nuovamente palla, Masciadri va in punta da Taylor Smith, Raschi blocco di diagonale di Rivali per Masciadri, poi riceve Deloce in punta, ultimi 14 secondi, Deloce con doppio due volte sul blocco di Taylor Smith, ancora Deloce per Masciadri che batte Ferraro, cerca uno scarico fuori per Rivali, poi Deloce, bella circolazione di palla per Ravenna e arriva la bomba di Michael Deloce. Ravenna quando muove la palla sa essere davvero letale. Allen prova subito per Masciadri, post basso di Smith contro Borra, fuori per Rivali, Rivali attacca sulla linea di fondo, va per Masciadri che taglia e va di mano sinistra a segnare il suo nono, ha avuto il controllo dell'operazione, Rivali chiama il gioco d'attacco, serve Deloce, piccherò con Taylor Smith, Deloce un paio di volte in mezzo alle gambe, poi prende la tripla forzate a bersaglio in faccia Brian Allen, il duello tra i due sta infiammando la platea, sale a quota 16 Michael Deloce, 18 punti Brian Allen e Borra, poi Moreno apre fuori per Allen che da tre punti sbaglia, Deloce è rimasto un giro indietro, va a segnare il suo 18° punto personale, vale il sorpasso da sì 60-59 quando siamo entrati nel secondo, nella seconda metà del quarto periodo. Al Moreno chiude il palleggio, Deloce lo scippa, poi si lancia in campo aperto e va a segnare con il fallo di Bianchi il Moreno, Raschi, Taylor Smith, Malaventura, ancora Raschi, attacca sul blocco di Smith, dietro la schiena per Taylor Smith sulla testa di Borra, che giocata di Raschi e che giocata di Taylor Smith, passa Smith in lunetta per completare il gol a tre punti, ha litigato tutta sera con i ferri del De André, vediamo se si sbloccherà, l'esecuzione morbida, esulta tutto il pubblico della palla di André, 6-5, attacca il cuore dell'area, galleggia in area, sbaglia, ribalta la palla di Raschi, transizione, ora sì, Rivali in palleggio, trova Malaventura nell'angolo da tre punti, è importante, bomba di Matteo Malaventura, 6-8 Ravenna, 6-6 Roseto, quando stiamo per entrare negli ultimi due minuti del quarto periodo, Moreno da tre punti, bomba di Bianchi il Moreno che poi esulta molto poco sportivamente davanti al pubblico giallo-rosso. Sei 9 Roseto, 6-8 ora sì, Deloce contro Allen, Malaventura riceve, pick and roll con Smith, ancora Malaventura ultimi 6 secondi, Malaventura dovrà forzare, palleggio resta a tiro da tre punti, è importante ancora lui Matteo Malaventura, 7-1 Ravenna, 6-9 Roseto, partita al Vali, Malaventura, Raschi, Smith e Deloce per Ravenna, per la Mech Energy, Marini, Weaver, Moreno, Borra e Allen, non ci sono stati cambi, riceve Deloce, su di lui Moreno, 7 secondi, 6 secondi, 5 secondi, Deloce dovrà forzare, Deloce per la vittoria, da 3 punti, Deloce, segna Michael Deloce, che canestro di Michael Deloce, pazzesca tripla del giocatore maglia numero 2, si è isolato fin quasi allo scadere, attenzione perché la partita non è finita, contrasta la rimessa, la palla andrà probabilmente per Allen, Allen riceve, anzi no, riceve Marini da tre punti, Marini
segna! Pazzesco canestro di Pierpaolo Marini sulla Smith, non riceve, si va da rivali. Deloce arriva a proporre il pick and roll. Smith, Deloce attacca sulla linea di fondo, sotto mano rovesciata in faccia a Jacopo Borra, altro gran canestro di Michael Deloce, scatta meglio l'ora sì dai blocchi, 7-6, 7-4. Moreno, serve Deloce, corre sulla linea di fondo Malaventura, su di lui Marini, ancora Malaventura, pick and roll con Telo Smith, in punta per Raschi, rivali, ultimi 7 secondi, rivali, accoppiata Weaver, va da Deloce, Deloce, post basso di Raschi, tira cadendo indietro, gran canestro di Raschi, primi due punti di Andrea Raschi, ha scelto un bel momento per segnarli, Allen da tre punti senza senso, il ferro lo beffa, rimbalzo, la palla scavalca Smith, non Raschi che controlla la carambola e la affida a Michael Deloce, era bene, attacca con due punti di vantaggio, 7-8, 7-6, doppio picchiaro all'alto per Deloce che sceglie il lato di Smith, fuori per rivali, libero da tre punti, è importante, bomba del capitano giallorosso, più 5 Ravenna, Moreno fuori, lunghe sta a recuperare per la Mac Energy, 0 su 2 di Allen, a rimbalzo Smith, riesce a controllare l'impeto di Borra e rivali, dall'altra parte va a subire il fallo di Borra, segna Eugenio Rivali, più 3 ora sì, 82-79, 2-33 al termine di una partita meravigliosa, mentre nell'altra metà campo ridono e scherzano Allen e Deloce, Rivali completa il percorso netto dalla linea, a tre punti, corto, ha rimbalzo solo maglie blu, la palla è catturata da Weaver che la affida a Moreno, già dall'altra parte Roseto, Moreno regala la palla a Rivali, Deloce ha rimbalzo, devia, Raschi controlla Deloce, poi Marini forse voleva spendere il fallo, alla fine il fallo lo spende Innocenzo Ferraro su Michael Deloce, Deloce con due tiri liberi di capitale importanza, segna il primo, diventano 5 punti di vantaggio dell'ora sì, 84-79. Il 26esimo punto personale di Michael Deloce, 2 su 2, 2 possessi pieni di vantaggio per Ravenna, 8-5, 7-9, ora sì, un meno 5, rivali in palleggio, supera la pressione servendo Malaventura, poi Malaventura con presenza schiaffeggia per Raschi che imbecca Smith che va a inchiodare il nuovo canestro del più 7, Moreno è già dall'altra parte, esita Moreno, affida palla a Marini, altra tripla di Marini da lontanissimo, questa volta sbaglia, rimbalzo di Deloce che affida palla a Malaventura, 25 secondi al termine, Malaventura dietro la schiena, c'è la deviazione di Weaver, la palla è recuperata poi da Raschi e Raschi va a subire il fallo di Weaver per l'ora sì, al termine di una partita incredibile, Raschi lunetta con due liberi per mettere tre possessi pieni tra le due squadre, segna prima Andrea Raschi, sale a quota 90 Ravenna, due su due di Raschi, addirittura in lunetta con il primo libero bersaglio, raggiunge addirittura la doppia cifra di vantaggio, 9-2, 8-2, ora sì, 13 secondi e 84 centesimi alla fine, 2 su 2 di Malaventura, Natale sereno in casa Ravenna con una vittoria casalinga che mancava da tanto tempo, Moreno attacca Rivali, va dentro, Rivali da dietro lo scippa e poi Raschi fino alla fine, serve Deloce, va a tirare oltre la sirena del 40esimo, finisce qui, al Paladendra vince meritatamente l'ora si Ravenna al termine di una partita pazzesca, bellissima, 27 punti di Michael Deloce, 17 punti di Smith, 15 di Malaventura, 14 di un immenso Eugenio Rivali, 9 di Masciadri, 4 a testa di Manetti e Raschi, 3 di Marco Scasini nelle file di... Someone you can lend a hand in return for grace, so beautiful.